Rieccoci di nuovo con un nuovo video e quest'oggi sarà un video improntato ad una domanda che avevamo già fatto circa un mese fa, ossia chiusura da poco tempo con l'ex, lui cosa pensa della separazione, di questo allontanamento, di me, quindi di voi, e cosa pensa di fare. E soprattutto io, consultante, quindi voi, no? Cosa dovreste fare? Poi farò un'altra stesa, appunto, gemella, chiamiamola così, che riguarda una chiusura invece da molto tempo con il vostro ormai ex. Volevo premettere che quando parlo di poco tempo, come nel video di oggi, io intendo qualche giorno, qualche settimana, al massimo un mesetto, non di più. Ok? Quando invece ci troviamo di fronte alla stesa gemella che appunto farò della chiusura da molto con l'ormai vostro ex, io intendo anche da un mese in su, quindi 2 mesi, 3 mesi, 4 mesi, eccetera. Quindi una chiusura avvenuta da molto tempo. Quello che faremo oggi, ripeto, invece è un video su una chiusura da breve tempo. Come ho fatto circa un mesetto fa quando avevo già rifatto questa domanda, utilizzerò la metodologia dei 10 arcani, quindi non più i miei soliti 8 o 7 più 1 come dico io, ma 10 arcani, dove abbiamo la prima coppia che riguarda la personalità del vostro lui, cioè come sta reagendo a questa separazione. La seconda coppia di carte, cosa lui pensa di voi, che immagine si è fatto di voi, cosa prova. La terza coppia di carte, cosa ha intenzione di fare nel breve tempo, ok, se si muoverà. La quarta coppia di carte, cosa dovreste e non dovreste fare voi. Sapete che è come sempre l'abbinamento che è più importante dal mio punto di vista, se si fa appunto una stesa di tipo tarologico, come quella che io faccio e che faccio sempre, ok? Perché il consiglio degli arcani è fondamentale in virtù del responso, che infatti riguarda la quinta ed ultima coppia di carte che stenderò, che appunto è il responso. Vi ripeto, sempre condizionato dal vostro seguire o meno i consigli che vi verranno dati. Utilizzerò, come vedete, due mazzi, ossia un mazzo con un taglio nettamente maschile, appunto le carte del Divine Masculine che ho già usato per un video settimana scorsa o delle Porte del Sacro Giardino, e i Pagan Tarot che ho già usato tante volte, che hanno un taglio decisamente femminile. Questo perché? Perché, come vi ho appena spiegato, questo metodo delle 10 carte prevede delle coppie di carte in cui si analizza in particolar modo lui, quindi la sua personalità, cosa pensa, cosa ha intenzione di fare, cosa farà. Di conseguenza utilizzerò queste carte del Divine Masculine, mentre altre coppie di carte che riguardano voi, cioè come lui vi vede, cosa prova per voi, che immagine ha di voi, cosa voi dovreste e non dovreste fare, utilizzerò appunto queste carte che hanno un taglio nettamente di tipo femminile, i Pagan Tarot. Ok? Questo anche per aiutarvi visivamente a comprendere meglio, ok, su una stesura così ampia di 10 carte, qual è la vostra posizione e qual è invece la posizione del vostro lui o ex lui? Ok? Quindi penso di aver spiegato abbondantemente la tipologia di metodologia, le carte che andrò ad usare e la domanda. Di conseguenza possiamo iniziare. Allora, quindi allontano queste due scatoline, tanto ormai sapete che sono questi gli arcani che andrò ad utilizzare. Di conseguenza io mescolerò entrambi i mazzi, chiaramente ripetendo la domanda, quindi abbiamo detto una chiusura da poco con l'ex.
lui che cosa pensa, cosa vuole fare, che cosa farà. E poi invece i Pagan Tarot, che riguardano sempre una chiusura da poco tempo con il vostro ormai ex. Che immagine ha di voi? Cioè, come pensa che voi ve la stiate passando in questo momento di silenzio? E soprattutto che cosa voi dovreste e non dovreste fare? Parte fondamentale dei miei consulti, sia qui sui video interattivi che anche con le mie clienti. Allora, i mazzi quindi sono stati mescolati, li metto qua. Allora, quindi iniziamo però con la prima coppia di carte, ossia la personalità del vostro lui, come lui sta reagendo a questo allontanamento, ripeto, da poco tempo. Allora, seconda coppia, che immagine ha di noi? Cosa ha intenzione di fare? No, tu devi andare qua, ma pensa te. Allora, cosa voi dovreste e non dovreste fare? E infine l'esito finale, quindi il responso, ossia cosa farà effettivamente lui e come andrà. Ok, allora i due mazzi li metto qua. Benissimo. Allora, possiamo iniziare con la stesura. Quindi vedete che la parte centrale è inerente alla figura del vostro ex, e le due parti in alto e in basso di questa croce rappresentano invece la vostra posizione. Allora, vediamo un po' la personalità di lui, come sta reagendo a questa chiusura. 3 di denari e 10 di coppe, ve li faccio vedere. Allora, questa persona sta cercando di sistemare una situazione familiare. Ora, io non so se questa persona è occupata, è impegnata, ma il motivo per cui questa persona non si sta facendo sentire è il 10 di coppe, che rappresenta la famiglia. Attenzione però, potrebbe non essere una famiglia che lui ha con un'altra donna, quindi potremmo non parlare di un uomo occupato, ma comunque la sua famiglia di origine, parentado, fratelli, sorelle, mamma, papà, ok? Con il 3 di denari, questa persona è impegnata proprio nel collaborare con la sua famiglia. Quindi è veramente molto impegnata, perché guardate che il 3 di pentacoli rappresenta questo giovane che sta lavorando a questa scultura. Non è una cosa semplice, quindi ci sta mettendo veramente tanto impegno. E non lo sta facendo da solo, perché il 3 di pentacoli è la carta proprio della collaborazione. Vedete che ci sono qui altre due persone accanto a lui, pronte comunque a dargli il cambio, comunque ad aiutarlo. Di conseguenza il 3 di pentacoli rappresenta sempre una collaborazione tra più persone per arrivare ad un fine, ad una finalità. Vi ripeto, io non so se questa persona è impegnata, perché nel caso in cui quest'uomo sia impegnato sta comunque collaborando con la compagna, ok?
Ma vi ripeto, non è una questione d'amore, ragazzi, non è che vedete il 10 di coppe e adesso vi dovete spaventare, no, assolutamente. Nel caso sia una persona occupata, questa persona non sta cercando di ritornare, diciamo, con la compagna, ma semplicemente sta cercando di far andare meglio le cose, sta facendo proprio un lavoro di squadra, perché il 3 di denari è proprio il lavoro di squadra, ok? Per riuscire a sistemare una situazione, con grande volontà. Okay, c'è molta collaborazione tra lui e i suoi familiari per cercare di trovare insieme una soluzione che sia fruttuosa. Ma da solo lui non lo può fare, di conseguenza ha la necessità di farsi aiutare da questo 10 di coppe, quindi dal suo gruppo. Attenzione che però per gruppo familiare io posso intendere anche amici, perché chiaramente ragazzi, amici veri, non parlo come al solito del vicino di casa, quindi amici veri. Ok, possono entrare a far parte dell'ambito familiare. Comunque, è comunque sempre l'ambiente domestico. Il 10 di coppe è proprio la casa, in quanto ad abitazione, anche spesso, no? È il luogo in cui la persona vive usualmente. Quindi sta cercando veramente di vivere una situazione, ripeto, non appagante da un punto di vista emotivo e sentimentale, ma sta cercando di far andare bene le cose da un punto di vista pratico, perché qui abbiamo un 3 di denari. Se avessi avuto un 3 di coppe, allora la situazione era diversa, cioè se nel vostro caso il vostro ex è una persona occupata, stava cercando di far andare bene le cose da un punto di vista sentimentale. In questo caso, ve lo ripeto, è un 3 di denari, quindi sta cercando di collaborare per risolvere una situazione di tipo materiale, quindi economico, finanziaria o professionale. O ad esempio, non so, nel caso di un'eredità, sta cercando di collaborare con i parenti per dividere quello che spetta a ciascuno. Oppure lavora in una società di cui fanno parte i suoi stessi familiari? Sta cercando in questo momento di far andare bene le cose da un punto di vista di entrate economiche per quanto riguarda appunto l'azienda e la società. Ok, questi sono solo due dei milioni di esempi che si possono fare. Però vi ripeto, in questo momento questa persona è concentrata su, guardate, proprio un duro lavoro, sta guardando solo il lavoro che deve effettuare, vuole portare a termine. In questo momento è concentrata su questo, questa persona. Quindi, insomma, noto che, ecco, non ha in questo momento il pensiero o la nostalgia, per esempio, di voi, ok? Mi viene una persona che è incentrata con i pensieri, corpo e anima e spirito a ciò che deve portare avanti. E questo riguarda il 10 di coppe, quindi il suo nucleo prettamente familiare. Quindi ci sono delle situazioni che lui sta sistemando. Però, ragazze, per l'amor del cielo, non sta pensando a una situazione di tipo sentimentale, ok? Quindi non iniziate a spaventarvi, perché non è nulla di tutto ciò. Se la persona di cui voi mi avete chiesto comunque non è una persona occupata, quindi non ha già un'altra donna, è comunque l'ambito familiare, quindi genitori, parenti, può essere anche il caso appunto di un'eredità, un patrimonio da spartire, ok? Ma sempre a carattere familiare, un lavoro a conduzione familiare, quindi si sta interessando a questo. Posizione fondamentale, opa, ossia cosa pensa di voi in questo momento? Allora, non vuol mica venire su, sto 8 di denari qua. Allora, in realtà lui sa che con voi c'è l'8 di denari, ossia che con voi dovrà veramente lavorare molto molto sodo. Io credo per recuperare a questo silenzio, perché la domanda partiva da una chiusura o comunque da uno stop, un momento di stand-by. Perché nei pagan tarot lo sapete che i fante vengono rappresentati con elemental love e poi a seconda del seme. Anche qui abbiamo pentacoli, guardate quanti pentacoli fino adesso, in quattro carte tre pentacoli. Allora, quindi questa persona pensa molto alla materialità dei rapporti, è una persona che i sentimenti li lascia un pochino da parte, peccato. Vabbè, questo è un commento mio, aperta e chiusa parentesi. Comunque, una persona molto concreta, che pensa molto alla fattualità, all'oggettività delle situazioni e di conseguenza chiaramente sa che in qualche modo si dovrà far risentire, perché qui c'è il fante di denari.
Però sa anche che purtroppo, ragazze mie, ve lo devo dire, voi lo sapete già dove sto andando a parare, i tempi. Ossia, pentacoli e pentacoli, questa persona sa che con voi si dovrà far sentire. Chiaro? Quindi è una persona che sa che lo deve fare, ma attraverso tempistiche leggermente più lunghe di quanto voi vorreste. E di conseguenza sa che in qualche modo per riacciuffarvi, purtroppo qua ci vuole un bel lavoro sodo, perché abbiamo un otto di denari. Di conseguenza questa persona sì, pensa di voi che vi vuole comunicare, ma attenzione ragazze, vi vuole comunicare con questo fante di denari, messaggino, telefonatina, adesso non so qual era il vostro mezzo attraverso il quale appunto voi comunicavate, ma vi vuole comunicare lo sviluppo di un qualcosa. Non so se voi a questo punto però mi sta venendo il dubbio che voi sappiate a cosa lui sta lavorando, cioè cosa c'è nella sua vita che lui sta cercando di sistemare in maniera così puntigliosa e a cui si sta dedicando così tanto, perché evidentemente voi o lo sapete o comunque lui ha intenzione di dirvelo, ok? Cioè lui vi vuole parlare proprio, essendo un fante di denari, dello sviluppo di una situazione, eccola qua, che lui sta portando avanti nel migliore dei modi, chiaramente, e vuole dirvelo nel momento in cui lui saprà assolutamente gestire la cosa, tenerla sotto controllo, ok? Ed è un qualche cosa che riguarda, abbiamo detto, i beni economici, e ve lo ripeto e ve lo ribadisco. Questa è una persona, ragazzi, molto attaccata ai beni materiali, che tende anche molto ad attaccarsi a voi per un discorso di tipo fisico, cioè voi gli piacete molto da un punto di vista estetico, non so se ve l'ho mai detto. Ma avete una presa su di lui sessuale molto importante. Questa è una persona che o ha il segno o l'ascendente o uno dei pianeti o più di uno dei pianeti del tema natale, quindi in particolar modo Venere e Luna, ma anche Marte, in un segno di terra, quindi Toro, Vergine e Capricorno, perché questa è una persona che ragiona troppo da un punto di vista materiale, economico-finanziaria. Comunque, questa persona ve lo vuole venire a dire, vi vuole parlare di questa cosa che sta facendo, ve lo vuole dire. Però sa anche che qui c'è un otto di denari, c'è una montagna che deve scalare, per cui evidentemente sa che comunque con voi si dovrà impegnare veramente tanto per ottenere un risultato, evidentemente perché secondo me ha capito che comunque voi siete un pochino stanche di dover aspettare. Anche perché l'otto di denari rappresenta comunque dei tempi lunghi, ok? Quindi evidentemente sa che questa persona con voi si deve impegnare seriamente, ok? Deve fare molti sforzi. Però anche la convinzione, è un po' arrogantello il ragazzo, che comunque avrà successo. Cioè lui pensa che quando ritornerà voi non gli sbatterete la porta in faccia, ragazzi, assolutamente. Anzi, vedete questa ragazza non particolarmente felice, ok? Quindi non è che salta di gioia, ma sa che nel momento in cui lui si farà sentire, voi risponderete. Anche se comunque dovrà in qualche modo indurare molto la pillola e per riavervi dovrà comunque faticare, ma sa che comunque tutti i suoi sforzi andranno a buon fine, perché sa che voi comunque siete delle persone disposte sempre ad ascoltare l'otto di denari, cioè sapete darvi, sapete darvi tanto. Siete un'energia di 8 di denari, ossia una carta di grado pari, quindi fortemente ricettiva. Quindi sa che avete una grande empatia, sa che comunque riuscireste a comprendere anche tutto il lavorio che c'è dietro questa cosa che lui sta facendo e a cui si sta dedicando. In realtà ve lo posso assicurare, questa persona, ragazze, non è disperato per il fatto che non vi sta sentendo, ma perché ha la netta sensazione, oltre che certezza, che nel momento in cui lui ritorna, sicuramente voi avrete la possibilità di chiarirvi e quindi sa che comunque ce la può fare. Ripeto, ragazze, questa è una persona un po' furbetta,
che ritorna tanto anche perché gli piacete molto da un punto di vista estetico e vi vuole parlare, vi vuole rendere partecipe di questi progetti che lui sta mettendo in atto, ripeto, o con la sua famiglia di origine o col suo gruppo di amici o nell'ambiente familiare, oppure se è impegnato vi vuole parlare di cosa sta facendo per quanto riguarda eventualmente una separazione piuttosto che comunque nell'ambito familiare, ma ve ne vuole parlare. Sa comunque, vi ripeto, che i tempi non sono brevi, quindi che molto probabilmente non potrà chiamarvi domani, ma sa che dovrà lavorarci su, ma che avrà da voi l'attenzione che lui crede di meritare. Purtroppo sicura di sé questa persona, ma è tipico di questo aspetto di personalità, vi ripeto, tantissimi denari, quindi o è un segno di terra o ha l'ascendente in un segno di terra o nel tema natale, che è fondamentale ragazzi il tema natale, tanto quanto il segno in ascendente, vi ripeto, Toro, Vergine, Capricorno in uno di questi pianeti, ok? Quindi soprattutto Luna, Venere e Marte. Comunque torniamo alla nostra stesa, quindi che cosa ha intenzione di fare lui nel breve tempo? La stesa sta veramente riconfermando la prima coppia di carte, che questa persona è occupata in ambito familiare nell'occuparsi di qualcosa di tipo economico. Bene, allora qui abbiamo il 6 di bastoni e la regina di spade. Allora, vi avevo già anche detto, forse all'inizio di questo video, che questo è un video generico, ok? Quindi non riguarda una persona necessariamente sposata o una persona libera, è un video che riguarda una chiusura, in questo caso da poco, con un ex, ok? Che può essere libero o non libero, d'accordo? Non ho specificato volutamente, ok? Nel caso in cui però voi sappiate che questa persona è occupata, ok? Che ha una storia con un'altra donna, però ufficiale, quindi matrimonio, convivenza, fidanzamento, eccetera, eccetera, questa regina di spade, beh, si sa chi è, giusto? Ok? Nel caso in cui questa persona, il vostro lui, non è occupato, per carità, ci mancherebbe, questa regina di spade è comunque un elemento della sua famiglia, ok? Che comunque per voi è una rivale, nel senso che mette i bastoni fra le ruote. Una donna può esservi rivale non solo perché vi vuole prendere o fregare il vostro uomo, può essere una rivale anche per esempio nel lavoro, ok? Nella vostra professione, tra le amicizie, ok? Quindi la competitività che si crea tra due persone può spaziare in diversi ambiti, ragazzi, ok? Quindi in questo caso però è una persona che concerne il suo ambito familiare. Perché ve lo dico? Vi ricordate all'inizio come avevamo iniziato la stesa? 3 di denari su 10 di coppe. Cosa vi avevo detto io? Che lui è impegnato nel sistemare faccende pratiche economico-finanziarie nell'ambito della sua famiglia, del nucleo familiare. Qua che abbiamo? Eccola qua. Qua abbiamo il 6 di bastoni e la regina di spade. Quindi vi confermo che questa persona è occupata in faccende familiari, ok? Quindi ve lo riconfermo, è occupata nello svolgere delle mansioni che riguardano lui e la sua famiglia. In questa famiglia, se è una famiglia di origine, questa regina di spade può essere una madre, una sorella, una cugina, comunque un elemento che conta, una zia, ok? Se invece è un uomo sposato o comunque una persona occupata, questa è chiaramente l'altra donna, ok? Purtroppo però, ragazze mie, la vittoria data dal 6 di bastoni, che appunto è la carta della vittoria, guardate questo bel guerriero come sta urlando di gioia, purtroppo viene bloccata ancora da questa regina di spade. Quindi il 6 di bastoni può rappresentare ad esempio anche le comunicazioni, che vengono però purtroppo bloccate da questa regina. Ora capisco però perché lui parla di tempi lunghi, perché evidentemente sa
che purtroppo vi dovrà far aspettare tempi lunghi prima di comunicare con voi. Ecco perché adesso tutto torna, proprio perché purtroppo questa qua è in mezzo alle scatoline. Quindi blocca, vedete, perché c'è la regina sul 6 di bastoni. Quindi è lei che blocca la vittoria di lui, non è il contrario. Se fosse stato così, quindi lui vinceva su questa donna. Purtroppo però è il contrario, quindi di conseguenza lei blocca la vittoria di lui. Quindi tutto ciò che lui sta affannosamente cercando di risolvere, ok, in ambito familiare, purtroppo ha un rallentamento, ma soprattutto nelle comunicazioni con voi, perché c'è questa signora in mezzo alle scatoline, come vi dicevo prima. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che in realtà, ecco perché ci sarà questo ritardo, perché nel breve tempo, ragazzi, questa è la posizione dei tempi brevi, quindi non è l'esito a lungo termine che invece è qua. Questa è la posizione nel breve, quindi purtroppo, ragazzi, nel breve termine io non riesco a darvi, anche se vorrei, una buona notizia, perché obiettivamente qui abbiamo questa regina di spade, che è una donna, tra l'altro, ve lo dico, molto gelosa, è una donna che ha un mentale molto importante, quindi potrebbe essere una donna che lo controlla parecchio, che pretende il massimo rispetto e che fa tutto per un calcolo. Quindi lui in qualche modo deve proteggersi da questa figura. Vi ripeto, potrebbe essere la moglie, la compagna ufficiale, ma di solito è anche una donna di mezza età. È una donna fredda e rigida, potrebbe quindi essere una madre, abbiamo detto, comunque una vedova, una donna sola, una donna che è stata sposata ma che ora è separata, è divorziata. È una persona che veramente lo controlla in tutto e per tutto e che in qualche modo mette un blocco al 6 di bastoni, quindi alla carta della vittoria, al portarvi notizie. Sono bloccate dalla presenza di questa donna. Ecco perché lui vede delle tempistiche lunghe. Mi dispiace tanto, perché comunque è una persona che sta cercando di fare qualcosa, ma finché c'è questa, purtroppo. Allora, no, vediamo un po' cosa vi consigliano di fare e di non fare. Beh, ragazzi, allora, mi raccomando, questo lo do per scontato, grazie comunque, Arcani, che me lo ribadite. Allora, no, nel senso, dovete innanzitutto comportarvi da imperatrici, quindi, ragazze, dovete essere delle donne solide, mi raccomando, stabili, quindi non perdete la calma, non date di matto, quindi, mi raccomando, dimostrate una certa solidità e un equilibrio, perché l'imperatrice rappresenta proprio la vittoria e l'equilibrio, la donna che sa di essere un'imperatrice, che non ha bisogno di rivaleggiare con nessuna, perché tanto sa che lei vince, che lei vincerà, sa il ruolo che ha nella sua vita. Quindi mi raccomando, non sentitevi sminuire da nessuno, ok? Quindi mi raccomando, cercate di garantirvi una potenzialità di sviluppo come è tipico dell'imperatrice, cercando sempre nel futuro delle situazioni di crescita e mai di chiusura, ok? Cercate di dedicarvi a voi stesse, appunto alla vostra bellezza, alla vostra forza, al vostro successo, alla vostra creatività. L'imperatrice è un capo, l'imperatrice comanda, quindi cercate di perseguire i vostri obiettivi, il vostro successo e vi verranno riconosciuti tutti i meriti, fidatevi. Ricercate sempre il dialogo, l'imperatrice rappresenta proprio il dialogo, la passione, l'amore, ma soprattutto l'autonomia e l'indipendenza. Questo è un uomo molto attaccato alla sessualità, voi gli piacete tanto e infatti gli arcani vi consigliano, continua ad essere la sua imperatrice, continua a comportarti da donna comunque aperta alla sensualità, alla sessualità, alla passione, all'amore, al desiderio, alla cura di se stessi, mi raccomando, e soprattutto alla capacità di dialogo, eccolo qua, che infatti lui sa di trovarvi comunque disponibile ad ascoltarlo. Quindi dimostrate di essere un'imperatrice, ragazze, siate orgogliose di voi stesse. Cosa invece non dovete fare è la regina di pentacoli in posizione negativa.
La regina di pentacoli in posizione negativa è una donna spigolosa, è una donna avida, è una donna avara, è una donna che non sa dare. Di nuovo mi ritorna a questa posizione. Cosa vi dicevo? Lui vi vede come una energia di grado 8, quindi fortemente ricettiva, qualcuno che è in grado di capire, di comprendere. Ecco, la regina di denari in posizione negativa è ciò che voi non dovete essere. Ossia, non dovete essere una donna troppo cinica, non dovete essere una donna che pretende troppo, ok? Non dovete essere una donna troppo fredda, proprio come la regina di spade, dovete essere l'opposto di questa persona, dovete avere un carattere, guardate, accogliente, che fa sentire la persona protetta, al sicuro. Dovete mostrare equilibrio, quindi non questa freddezza e questo atteggiamento cinico che invece è tipico della regina di spade, ok? Non dovete essere questo tipo di donna perché evidentemente a lui non piace, bensì dovete dimostrarvi indipendente, una donna pratica, ma non al limite del sadismo, ok? Quindi non una donna che possa creare problemi, perché la regina di denaro è una donna benestante, ricca, che se vuole può diventare veramente una nemica. Quindi non dovete creare problemi. Cioè, ad esempio, ragazze, non iniziate magari se vedete che lui non vi scrive, non iniziate a scrivere o a farvi sentire o a chiamarlo. Cercate di essere ricettive nella vostra sensibilità, nel vostro intuito. Cercate di andare oltre, come fa l'imperatrice. Guardate che atteggiamento tenero, dolce, dimesso. Quindi non questo comportamento altezzoso che non porta da nessuna parte. Cercate di ascoltarlo e di comprendere, questo è quello che vi viene consigliato, evidentemente perché questa persona non si sta divertendo. Qui c'è un blocco creato, vi ripeto, da questa persona di sesso femminile. Qui è evidente, ragazze. Allora, vediamo un po' però l'esito finale. Oh, mamma mia, queste carte non le riesco proprio a prendere. No, vabbè, questa persona ritorna assolutamente. Allora, il paggio, qui abbiamo il paggio di spade sul 4 di denari. Allora, il paggio di spade rappresenta comunque delle comunicazioni o comunque in qualche modo uno scrivervi, però di nascosto, con grande attenzione, perché il paggio di spade rappresenta anche colui che spia, ok? Quindi colui che in qualche modo tiene d'occhio un'altra persona, oppure che è tenuto d'occhio, è tenuto sotto controllo. Quindi questa persona in qualche modo o vi tiene d'occhio o comunque vi scriverà proprio perché vi vuole comunque una persona curiosa, ok? E quindi vi porterà delle notizie, però ragazzi lo farà in allerta con le difese alte per proteggere se stesso, ok? Proprio perché in questo momento si sente troppo, vi ripeto, controllato. Da che cosa? Da questo 4 di pentacoli, di nuovo una carta di denari. Qui i denari, ragazzi, sono soffocanti. Io ho tirato giù, sono 10 carte, guardate quante carte di denari. Incredibile, 1, 2, 3, 4 e 5. Cioè la metà delle carte sono di denari. Vi ribadisco il concetto, qui c'è tanta materialità, e qui c'è un attaccamento morboso, il 4 di denari, un attaccamento allucinante e morboso a quello che è il benessere economico. Ve l'avevo detto, guardate come la stesa sta veramente riconfermando la prima coppia di carte, che questa persona è occupata in ambito familiare nell'occuparsi di qualcosa di tipo economico. Bene, il 4 di denari, guardate questo re, questo giovane re, come si sta attaccando alla sua poltrona, ai propri beni, e come questo rischia di schiacciare tutto il resto. Ok, perché è una personalità poco flessibile, una persona molto rigida che ha veramente paura di perdere tutto quello che lui ha, ok? È veramente troppo attaccato al denaro, alla materialità, è una persona anche un pochino avida, che non ha nessuna intenzione di lasciare andare quel qualcosa a cui lui tiene e di conseguenza agirà, sì, ma agirà in maniera molto nascosta e con grande prudenza e cautela, proprio per evitare di creare delle problematiche in quest'ambito. Quindi ve lo ribadisco che questa persona sta cercando di collaborare con dei familiari,
alla risoluzione di alcuni problemi di tipo economico-finanziario, che possono essere i più svariati, e lui, pur di non creare delle problematiche in quest'ambito, in particolar modo con questa regina di spade, lui si troverà a volervi scrivere perché lo vuole fare, però ecco perché i tempi lunghi, adesso si capisce tutto, e lo farà però di nascosto in modo da non essere visto, vi terrà comunque sotto controllo, vi terrà comunque sott'occhio, e qui abbiamo appunto comunque il suo bisogno di tenere comunque ben stretti i suoi averi. Non so se ad esempio questa persona, nel caso in cui non sia occupata, per esempio è occupata in una questione di tipo ereditario, potrebbe tranquillamente essere, come abbiamo detto all'inizio, e quindi sta bisticciando con fratelli, sorelle, in particolar modo i parentado vari, e di conseguenza in questo momento ha la testa sulle nuvole, perché difatti vedete che il paggio di spade ha la caratteristica di sentirsi un po' spaesato, infatti ha un po' la testa sulle nuvole, quindi non sa neanche lui bene come fare. L'unica cosa che sa è che non vuole perdere tutto ciò che ha costruito sino ad ora. Questa persona comunque si farà sentire, si vuole far sentire, sa che però per arrivare da voi ci sono dei tempi lunghi, sa che comunque voi sarete disposte comunque ad accogliere quello che lui vi vuole dire, le sue rimostranze, è quello che mi viene anche consigliato comunque dagli arcani, ovviamente ragazze mie, se volete, perché esiste il libero arbitrio, la vita è nostra, è nelle nostre mani, quindi nel momento in cui voi andrete a comportarvi pazientemente, senza creargli problemi, senza stressare la cosa o cercare di rompere il suo silenzio, voi otterrete comunque una persona che sicuramente si farà sentire con i suoi tempi, probabilmente appunto di nascosto se questa persona è impegnata e questa regina di spade è una compagna ufficiale, o in maniera molto spaesata nel momento in cui questa persona non è occupata ma è comunque impegnata in beghe familiari importanti che gli occupano completamente corpo e anima, e alla quale e alle quali lui non vuole assolutamente rinunciare. Ok? Quindi penso di aver riassunto bene la stesa, però vi ripeto, non ho carte di chiusura, ve lo dico già sin da subito, quindi non ho assolutamente carte di chiusura. Un'altra cosa che noto è non ci sono, tranne in un caso, non ci sono arcani maggiori. Questo che cosa significa? Che una presenza maggiore di arcani maggiori avrebbe dato un carattere di maggior ineluttabilità, diciamo così, alla stesa. In questo caso, essendoci tutti, quasi tutti, tranne in un caso, arcani minori, mi sta ad indicare che comunque gli eventi previsti in questa stesa sono eventi molto meno irreversibili, ok, ma possono cambiare molto più velocemente a seconda dell'azione del consultante, ok? Cioè voi avete molto più margine di azione nell'andare a modificare gli eventi, sia in bene che però anche in male, ok? Quindi questa è un'altra cosa che volevo dirvi, ci sono appunto tantissime carte di denari e anche di spade, quindi qui c'è un pensiero che è il mentale dato dalle spade sui denari, quindi su un discorso di tipo materiale. Vi ripeto che qui c'è tanta terra, ok, quindi quello che vi dicevo sul segno zodiacale oppure sull'ascendente oppure sul tema natale, se lo conoscete chiaramente, di questa persona o dell'altra persona, potrebbe essere questa donna che influenza così tanto, perché per essermi venuta in qualche modo un'influenza ce l'ha. Vi ripeto, qui sì c'è un ritorno, però in maniera un po' più lunga del previsto, un po' più spaesata, in allerta, diciamo, allerta sto, proprio per la paura di perdere tutto quello su cui lui adesso sta lavorando e di cui si sta occupando, che può essere, vi ripeto, un'eredità, può essere un discorso di tipo societario, magari se ha con fratelli e sorelle qualcosa che non stava andando bene, che invece lui sta cercando di, diciamo, rinvigorire, oppure può essere appunto una moglie o una ex moglie, quindi una separazione, un divorzio in atto per cui lui
non vuole che in qualche modo gli venga addebitato un qualcosa in più, una colpa, eccetera. Quindi qui siamo in una situazione in divenire, però fortemente influenzabile da ogni vostro movimento. Quello che vi viene consigliato è, nel momento in cui vi interessa questa persona e per voi il gioco vale la candela, è di avere proprio questo atteggiamento molto comprensivo che lui si aspetta di ricevere da voi. Aperta e chiusa parentesi, se mi permettete, però quest'uomo è particolarmente ingeneroso nei vostri confronti e soprattutto è una persona un po' troppo sicura di sé, che pensa di poter gestire gli altri come vuole, anche calpestandone i loro sentimenti e la loro dignità, perché un conto è amare un uomo, un conto è dover stare ad aspettare i suoi tempi e che lui finisca i suoi affari. Quindi chiaramente questo è un discorso aperto e chiuso parentesi, però mi sembra una persona di un egoismo e di un egocentrismo abbastanza elevato, ok? Quindi noi non dobbiamo aspettare i comodi dell'altra persona, ok? Questo è un consiglio che io vi do, perché la nostra unicità e la nostra autostima vale molto di più, a mio avviso, di qualsiasi attesa e di qualsiasi consiglio che vi venga dato dagli arcani. Questo per quanto riguarda appunto il mio giudizio. Poi ognuno è libero comunque di fare quello che vuole, ma io non amo le persone che parcheggiano una compagna o comunque una persona che stanno frequentando lì, perché io nel frattempo devo fare altro. Non esiste, noi non siamo dei soprammobili, dai una spolverata, poi quando hai voglia poi torni di nuovo a rimetterci in bella mostra. Non funziona così tra esseri umani. Questa mi sembra una persona che bada un po' troppo agli affari suoi e questo, secondo me, a livello umano, etico e morale non mi piace, sia che sia una persona occupata, sia che soprattutto sia una persona libera, ancora di più, a maggior ragione.